Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Shrek 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Lontano Lontano e tutte queste missioni che effettivamente hanno richiesto un pochino di tempo, ma che non erano così impossibili, fortunatamente. Fino ad ora l'unico livello che ho dovuto rifare due volte è stato questo. Ora dobbiamo fare l'ammazza orchi ed è la missione che da bambino mi fermò, perché non ero bravo con i written game, diciamo così. 9 vite meno una, le 3 vite rimaste al gatto, che bel micio. Vediamo com'è. Dopo una lunga giornata passata a salvare polli fritti, a sedare risse e ad aiutare i sedicenti che non ci avesse a far compere, il nostro eroe fece ritorno al castello del re per una buona notte di sonno. La serata di Shrek prese però una brutta piega, già che incappò nel diario di Fiona bambina. Oh no! Il povero Shrek passò la notte a leggere i sogni di Fiona di sposare un principe dal sorriso smagliante, dal mento scolpito, dall'igiene inappuntabile, cioè l'opposto di Shrek. Stanco di essere verde e brutto, Shrek decise di fare 4 passi nei boschi. Non è proprio andata così. I suoi amici tentavano di rallegrarlo. Non è proprio andata così, ma va bene. E adesso Miao. Implora pietà dal gatto con gli stivali. Certo. Viva me. Ed eccola qui. Da bambino facevo schifo a questa cosa. Se non è chissà rotto, come rapido! Mai. Voglio vedere se riesco a farlo tutto con un non colpo ti solo. Non provocare l'orco. Non me lo, allora, me lo ricordavo effettivamente così, ma anzi, me lo ricordavo molto più oggi mi è zoomata la cosa. Mi ricordo che era molto più vicina alla telecamera. Ho questo ricordo di questo livello molto vivido dentro di me. Una vita è andata, ne restano 8. Ti ridurrò in una tortilla. Oh no, contro il biscotto. Ta ta. Ta 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 ta. Ora la bambina. Rido in faccia al pericolo. Certo, come no. Ti stai solo facendo menare. Ma come schiva con grazia, cappuccetto. Tac. Per adesso non ne ho ancora sbagliata una. Ora che l'ho detto me le prendo sicuro. Non si può vivere la vita loca per sempre. Guardia. Engard. Sono muy macho, no? Ta. Sono una macchina da guerra verde e cattiva. E ora cambio bersaglio. Tocca a te, Ciuchino. Il pericolo. Ammetto che forse da bambino una roba del genere era abbastanza difficile. Non lo voglio negare, certo. Negli anni ho giocato a giochi molto più difficili. Com'è il sapore di zoccolo? Quindi Non mi faccio certo sconfiggere da una roba del genere. Viva me. Ta. Però è fatto bene, cioè. Ah, ok. È fatto bene comunque. Ma dai! Non ci si comporta così, micio cattivo. Ma dai! Per favore, non annientarmi. Posso portarti dalla grande madre fatta. Lei è la risposta a la tutti fata madrina, problemi. Non grande madre fata, che cazzo vuol dire? Più vinto! E vai! Sono grosso! Vittoria! Cazzo, è durato cosa? 5 minuti questo video? Mi sorprendo di me stesso. Però volevo farlo questo episodio, lo ammetto, perché avevo questo blocco mentale da bambino che questo livello per me era difficilissimo. E ora che da adulto l'ho finito, sono contento.
Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.